Se c'è una cosa che tormenta noi cristiani è il fatto di sentirsi degni di fronte a Dio. Non sei degno! Che è sempre stato un problema, addirittura se lo pone Giovanni il Battista, soprattutto quando un giorno si presenta di fronte a lui suo cugino Gesù per essere battezzato. Cioè, Gesù era Dio, non uno qualunque. E Giovanni, che era un uomo come altri, lo doveva battezzare. Battezzami. Qualcosa non quadrava. Dovresti essere tu a battezzare me. E infatti, se ci mettiamo un attimo nei panni di Giovanni, si presenta Dio di fronte a te e ti chiede di battezzarlo. Tu gli rispondi qualcosa tipo: oh, io non credo proprio. Appunto. Te lo puoi scordare. Solo che Giovanni alla fine ha cambiato idea e lo ha battezzato. Perché? Dobbiamo un attimo capire la scena. Gesù viene immerso nell'acqua e quando riemerge dall'acqua si squarciano i cieli. Così almeno viene descritto da Marco. Solo che c'è tutta una simbologia qua dietro. Perché l'acqua era un elemento della natura che rappresentava il male. Perché allora non si sapeva quello che c'era dentro l'acqua, quali mostri marini potevano starci dentro. Tra l'altro, il battesimo di Giovanni era un battesimo di conversione dei peccati, quindi tutte le persone che erano venute prima da Gesù e si erano immerse in quell'acqua avevano lasciato tutti i loro peccati, quindi era un mare zozzo. E Gesù si immerge esattamente in quell'acqua, sporca di peccati, praticamente si immerge nel male del mondo. Ma poi quando riemerge succede un'altra cosa, cioè si aprono i cieli, che è un significato molto interessante, perché il cielo è il luogo dove abita Dio, quindi praticamente è l'opposto dell'acqua. E infatti c'è una divisione tra loro, perché un conto è il male del mondo e un conto è il bene di Dio. E Dio che fa? Squarcia questa divisione. In quel momento non c'è più una separazione tra il cielo e la terra, perché viene proprio strappata. In altre parole, Dio sta annullando la divisione tra lui e noi, convincendo Giovanni che era la persona adatta per fare quella cosa. Perché quando ci sentiamo indegni, ci blocchiamo subito di fronte a Dio, perché pensiamo che lui non si può avvicinare alla nostra acqua sporca. Quando invece è proprio il contrario, e non solo lui si immerge nella nostra acqua sporca, ma addirittura annulla tutte le separazioni e ci chiama figli amati. Perché quel giorno, dopo che si sono squarciati i cieli, una voce ha risuonato e tutti l'hanno sentita. E questa voce diceva: tu sei il figlio mio, l'amato. Questa alta parola non la dice solo a Gesù, la dice a ogni battezzato che ritorna a immergersi in un'acqua sporca e che non si sente di riavvicinarsi a Dio. E infatti il segreto è proprio qui: non è Dio che è inavvicinabile, siamo noi che pensiamo che non lo sia. E infatti Giovanni quel giorno, anche se indegno, non si è rifiutato di battezzare Dio, non se n'è andato, non si è allontanato, perché sa che per Dio, nonostante tutto, è un figlio amato. Forse scoprirò